bella ragazzi. Finito il video. Ripartiamo. No, è bello, ci sta. Ragazzi, sono Lello. Io sono Baxter. Allora, oggi dove ci troviamo? Oggi quando noi non siamo a lavorare ci piace girare e goderci un po' la vita. Esatto. Quindi oggi siamo andati in trasferta e siamo in quel di provincia di Torino. Quel di provincia di Torino. In quel di provincia, italiano poi è fantastico, però siamo bene. Siamo a una convention un po' diversa dal solito, da quello che portiamo noi sul canale. Non siamo una convention di gaming, ma siamo alla convention di tatuaggi di Torino. Esatto, a vedere i migliori artisti d'Italia all'opera, perché ricordatevi che l'arte è arte e non è solo l'arte del gaming, ma bisogna saper apprezzare tante tutti forme, esatto, tante forme di arte. Beh, poi ci sono delle forme di arte che fanno cagare, esatto. Però come l'arte moderna, esatto, però bisognerebbe riuscire ad apprezzare più arti possibili. Quindi l'ingresso è a mezzogiorno dentro la fiera. Sono lì, non lo so. Mancheranno 20 minuti, un sì, quarto d'ora, non ne ho idea. E a parte che abbiamo l'ora lì sulla telecamera, no, non è vero. Non c'è l'ora. Comunque, quando siamo dentro vi facciamo vedere qualcosa di più interessante a parte la nostra faccione. Esatto. E quindi ci vediamo dopo. Bella, bella. Eccoci ragazzi, bella. Siamo entrati al Palavela a Torino. Palavela, dove facevano il patinaggio sul ghiaccio e l'hockey. Torino 2006. Mica cazzi. Solo che si è trasformato un pochettino. E infatti adesso vi faccio vedere com'è adesso. Guardate, questo è com'è adesso il Palavela di Torino. Adesso entriamo nel formicaio. Nel formicaio pieno di bella gente tutta colorata. Devo avvisarvi ragazzi che tra qualche giorno, cioè prendiamo la palla al balzo. Volevo avvisarvi che tra qualche giorno Baxter, io, me, medesimo tale, poi anche Lello lo farà però in futuro, quando si deciderà, aprirò un secondo canale. Non sarà un canale su giochi, balle varie o così, ma è sulla passione che mi ha preso da parecchio tempo, ovvero i tatuaggi. Infatti altri pezzi di questo video saranno sul mio secondo canale. Quindi se siete interessati andate a vederlo, anche perché è già un qualcosa di più particolare del gaming, quindi roba per giovani. Giusto? Mm-hmm. Beh, comunque lo aprirò anch'io breve. Aprirò anche lui, però neanche lui su gaming o tatuaggi, no. Ma però su una cosa che... Una sorpresa. No, beh, non è proprio una sorpresa. Vai. È una cosa che è più inerente, la mia sarà tecnologia e informatica. Tecnologia e informatica. E poi vedrò ancora, devo ancora studiarmi bene i contenuti, ma poi vi farò sapere. Giusto. Quindi, godiamoci questa giornata e sul secondo video gli altri pezzi. Bene. E noi ci vediamo dopo. Bella, ciao! Ragazzi, eccoci, diciamo una specie di pausa. Siamo stanchini. Abbiamo girato di tutto il posto. Abbiamo anche già mangiato un panino sbrodoloso. Con la salamella. Con la salamella, peperoni. E io le cipolle. Io no, perché sapete che le cipolle non mi piacciono. Sau. E ricordatevi di non chiedere il panino a quello che l'ha fatta a me, perché la maionese si è trasformata in ketchup a un certo punto.
e nel mio panino, che voi sapete che io odio le cipolle, c'era uno spicchio di cipolle. Però quindi, chi se ne frega, siamo a Torino, siamo qui in festival, non è, cioè in festival in a Sanremo, sì, va bene. Ci sta tutto, dai, chi se ne frega, non facciamo i raffinati. Tanto tutto fritto su griglia, gli odori, cioè i gusti non si sentono troppo bene. L'unico gusto che si capiva era il pane, il peperone dalla salamella, in quanto aveva una consistenza diversa. Esatto. L'ho visto anche lo scoiattolo che ha fatto un servizio fotografico. Quindi ma adesso facciamo un ennesimo giro. Ci facciamo vedere qualcosa e noi andiamo a cercare il primo contest. Primo contest, esatto. Niente. Ne vediamo, intanto abbiamo i fan che ci fotografano. Esatto. ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao. Bella. Ragazzi, tornati in camera di Bunker. Scusate se non abbiamo fatto la conclusione del video a Torino, ma si era scaricata la videocamera. La faccio qua io la conclusione, anche se non c'è l'ello. Spero che questo video diverso vi sia piaciuto e che capiate anche la differenza tra un video su un gioco o un video su un tatuaggio. È anche per questo che aprirò il secondo canale, appunto, sui tatuaggi, per dare più informazioni possibili e comunque rendere partecipi tutti di questa bellissima arte che è il tatuaggio. Un'altra cosa che volevo dire è che sul canale We For Funny presto ci sarà qualche video su Destiny, perché anch'io ho preso l'espansione Il Re dei Corrotti e volevo giocarmela insieme a voi. Se vi può piacere, lasciate tanti bei mi piace qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.